Gentili signore, gentili signori, io non sono scienziato e quindi il mio contributo non è scientifico, però se io oggi a 85 anni ancora vado sulle cime della Via degli Dei da Bologna a Firenze, vuol dire che lo ringrazio a qualcuno, a qualcosa. Uno è il continuo contatto con la natura, che anche mi mette a dura prova. L'altro però, quando, quando la natura mi ha un po' chiesto troppo, allora va bene andare a, diciamo, ai dottori. E io vado dal dottor Cattamo. Adesso giro, dopo una caduta col mountain bike, giro ancora bene con una protesi. Quindi per me anche mettere le protesi se necessario. D'altronde da anni, moltissimi anni ormai, ho infiltrazioni nel ginocchio di acido ialuronico. Il dottore vorrebbe sempre dirmi metti la protesi, io no, dico finché vado con i propri mezzi, con un po' di olio aggiuntivo, io vado così. E così ancora adesso, una settimana fa, ero sulla cima del Monte Adone, andato su con i bastoni da sci, ma va bene. Non vado più, non corro più proprio tanto e sto attento dove metto i piedi, ma questo l'ho già fatto per tutta la vita, perché altrimenti non sarei qui. Quindi, abbiamo già passato una foto del K2 o no? Va bene, il K2 l'ho fatto con 56 anni, adesso dopo quella dura esperienza che mi mancano delle dita, al K2 ti può succedere di tutto, anche di non tornare più, ma sono tornato e ci vuole sempre, anche in tutto, la fortuna. Ci vuole la fortuna nella natura e ci vuole anche, a volte posso dire, la fortuna con i medici. Io l'ho avuto. Allora vai avanti così. Mentre sì, questo è un film che, ma non faccio vedere tutto perché siamo un po' corto al tempo, ma che mi hanno dato quando nel 2013 mi hanno dato il Biore d'Oro a causa delle cose che ho realizzato nella vita, perché io sono anche un cineasta che porta su la vita dall'alta quota per quelli che non arriveranno mai lassù e lo vogliono però sapere. E in tutto questo mette al massimo sta musica, sì, ancora più. In mezzo ai miei cristalli, con i quali ho cominciato di andare in montagna, mi sono trovato quel sentimento, quella sensazione di ascoltare la natura e anche il proprio corpo, che cosa adesso è necessario, no? Per trovare, che in tedesco chiamiamo das Glück, ma das Glück in tedesco sono due cose, uno è la felicità e l'altro è la fortuna. E se ci pensi stranamente, i tedeschi hanno una parola sola,
per queste due cose che sono talmente legate, tanto per avere la fortuna e non la sfortuna, e la felicità. Strane forme. Ho trovato, andando in montagna, in mezzo a quei trespagli che ho cercato di trovare, una similità tra le cose della vita, per esempio facendo la grande cresta di Peltre al Monte Bianco, la cresta più lunga delle Alpi, sono 8 km di traversate, ma ho anche trovato la mia casa qui a Bologna, dove vivo con mia moglie, una persona molto paziente. Sono proprio fortunato, devo dire, che io scappo di qua e di là, per me, con l'esplorazione. Ma con questa esplorazione e con il film, io ho trovato per il modo di vivere, che per me è quindi un atto importantissimo, non so, la carriera della montagna. Penso che la protesi del ginocchio aspetterà, perché faccio ancora le infiltrazioni. Però quando io cado un'altra volta, come con la mountain bike, va bene, si può fare un'altra protesi del ginocchio. Questa bisogna trovare quello giusto al momento giusto. Questa è questo momento, la grande cresta di Peltre del Monte Bianco, compagno di cordata. Molti sì, ero ancora più giovane, adesso non farei più questa grande cresta. No, o anche tre volte, se io che l'ho filmato, ho detto questa volta non eri bene, torna indietro, fallo un'altra volta, dopo non volare la voglia. Questo è il Monte Bianco con la grande cresta di Peltre. Un fiore, un fiore, la cima del Bianco, la cima del Bianco, sono infinitamente vicini o lontani. Il bello di questa scalata è che avevamo tutto il tempo. A quei tempi degli anni 50 non esisteva ancora la fretta. Abbiamo detto, siamo andati lenti come volevamo. Siccome abbiamo goduto tutto con calma, oggigiorno i tempi sono cambiati, c'è sempre la fretta, però bisogna trovare ancora quelle isole di stare calmi e di godersi la vita. La scalata sulle Alpi ha deciso praticamente la mia vita. Un'altra scalata nelle Alpi, che andrò, la cosiddetta grande meringa, delle Gran Zebrue, un'enorme cornice, con un compagno di Salisburgo, mi ha aperto le porte per la possibilità. Là era meglio, ho rischiato molto. Questo strapiombo. C'era uno strapiombo come questa casa. La luce per giorno. Ghiaccio, nero, strapiombante. E il mio compagno. Aveva finito mio compagno, ho fatto quasi tutto, ma mancavano 15 metri e lui aveva finito le vacanze, doveva tornare a casa. Quindi ho trovato due compagni di fortuna, così che però quasi mi volevano fregare, perché non possiamo già usare tutta la tazza. Loro senza di me dovevamo trovarci in cima per fare questo pezzo. Hanno fatto la traccia del mio amico e mia, però non avevano abbastanza chiodi. Quindi a volte la fortuna è anche veramente di avere abbastanza materiale, attrezzatura, altrimenti non la fai. Sono arrivato per difendere la mia maringa in solitario, e quelli non avevano i chiodi, io li avevo. Così abbiamo infine fatto un patto e siamo in tre riusciti a fare la cima su quell'ultimo pezzo della villa. E qui
sta conducendo. Senza di me i chiodi non arrivano, e io vengo solo se faccio il capo quadrato. A volte bisogna essere proprio duro e logico. E solo agli ultimi raggi del sole poi. Agli ultimi raggi del sole eravamo in prima, dopo aver superato. Io non so se è ancora tempo per questo. Sì. Il grande Hermann Bull, l'unico uomo della storia che in solitaria ha fatto la conquista di 8.000, cioè del Nanga Parbat e della mia grande America. Questo io sarei andato con lui. Questa ormai è una foto recente, così ci siamo trovati. Noi nel 57, del secolo scorso, stiamo provando qui le giacche piuma fatte all'occasione. Di piuma erano molto più diverse da quelle che abbiamo adesso. Sempre qui Hermann Bull, qui Marco Schuh, poi io che avevo 25 anni qui, ma avevo già l'impresa di tentare tutto, non l'impresa, cioè l'idea. Non esistevano le cose di oggi che pesano niente, avevamo tante conserve che pesavano tanto e volevamo fare prima 8.000, ancora vergine a quei tempi, senza l'aiuto di portatore alta quota, senza respiratori artificiali dell'ossigeno, insomma, così come si va nelle Alpi. Arrivo in cima dove i compagni cominciavano giusto la discesa, sì. E poi ero lì da solo, veramente. Ero arrivato già molto in alto, vedevo il Ciocolisa, l'ultima montagna, poi di Hermann Bull, poche settimane dopo. E hanno un tratto, e io poi con lui arrivo deciso, arrivo all'ora del tramonto e ci siamo in cima. Ormai era chiaro che io poi con lui, spiega questo 8.000, eravamo i primi uomini che al tramonto stavano in cima ad un 8.000, e di più, 8.000 vergine. Riesce veramente ad immaginarsi. E questo tramonto che non ho filmato, ho fotografato questo adesso, è il film della foto, qui 8.047 al tramonto, scrivere, ma lui, come tutta zona, illuminano noi. Sopra, eravamo come su un'isola, c'era l'ombra sopra che si colonna, l'oscurità, una cosa incredibile, e anche un miracolo che siamo ancora tornati giù, vero? Questo momento, come? Continuiamo a fare l'infiltrazione, purtroppo la spedizione, l'infiltrazione, sì. Quelli, io penso, ascensione di, non lo so quando muoverò, mio nonno ha fatto 103 anni e quindi adesso 85, ne ho ancora tempo, e lì bastano le infiltrazioni. Il 27 giugno bisogna anche purtroppo avere sfortuna, non bisogna, bisognerebbe non averla, ma qui in discesa. Hermann Bull ha fatto i suoi ultimi passi perché è caduto per la parete nord.